in questa bellissima giornata di sole vi parlo di una cosa molto vero, doctor, mamma, anche un po' donna, perché era un sogno da bambina. E dopo un anno e mezzo che Linda e Gregorio avevano iniziato a fare equitazione, abbiamo deciso di allargare la famiglia e, oltre a noi quattro e a Whisky, che già conoscete, abbiamo comprato Urbino De Ozieri, che è un sauro anglo-arabo di 8 anni, che è venuto a far parte della famiglia. Quindi oggi vi faccio vedere che amore folle c'è tra lui e Linda, ma lo amiamo tutti. E abbiamo allargato la famiglia e spendo una parola su questo sport, che è uno sport faticoso, fatto di dedizione, sacrificio, molto impegnativo, che però è bello, perché il maneggio, i cavalli hanno la capacità, dico sempre io, di in qualche modo rasserenare gli animi. Io quando arrivo qui si ferma il tempo, quindi quando esco dal lavoro e vengo da Linda, che sta qua, da Urbino, il tempo sembra come fermarsi, sembra come rallentare, e quindi è molto 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 bello. Quindi vi presento Urbino e la Linda, che sono dietro di noi, lo vedete con il sottosella rosa, anche se è un maschietto, ma è il cavaliere donna, e volevo farvelo conoscere per quello che... questo è il lato vero doctor, diciamo mamma, perché era un desiderio dei miei figli che abbiamo realizzato con grandi sacrifici di acquisto, ma anche grandi sacrifici di mantenere, no? Questo animale, che è comunque molto più impegnativo rispetto agli altri animali domestici, il cane, il gatto, eccetera. E oltre a questo, spendo una parola su questo sport, perché l'equitazione intanto è uno dei pochi sport che si fanno con gli animali, quindi ci vuole una grossa empatia. Io l'ho fatto da ragazzina e il fatto che Linda si sia appassionata per me è molto bello. Intanto la vedete dietro e ha realizzato un po'... comprare il cavallo è stato un po' realizzare anche il mio sogno da bambina, quindi è stato molto bello sia come mamma che come donna, tra virgolette, no? Realizzare un sogno da bambina a 40 più anni. E in più l'equitazione insegna la grande responsabilità, perché tu sei responsabile del cavallo, dell'animale con cui tu fai lo sport, e tu senza di lui non fai niente, viceversa, lui senza di te non fa niente. E quindi è molto istruttivo. Lei ha passato tutta l'estate ad accudirlo, a fare lezione, ma anche, ecco, a sistemargli il pelo, il box, eccetera. Molto bello. Eccola. E poi sono ambienti che veramente il contatto con la natura è come se rendesse lo stress zero. È impegnativo molto, però è proprio, anche secondo me, è proprio terapeutico. Io ripeto, quando esco dal lavoro e faccio le corse per venire qui, mi rendo conto che arrivo accelerata da mille cose, da mille pensieri, poi il tempo si ferma, il tempo si arresta, ed è bellissimo poi vederlo. Ieri era sabato, sono venuta dopo una giornata di lavoro, mi sono messa vicino a lui che mangiava il fieno, è stato particolarmente terapeutico. Quindi è molto bello. Comunque voglio farvelo conoscere, si chiama Urbino, è molto bello. Poi adesso sto mettendo il pelo inverno, guardate quanto è carino. Poi Linda ci tiene tutti gli abbinamenti degli outfit, diciamo così, da sport. Quindi vi faccio vedere qualcosina di lui. La Linda sopra che l'abbraccia, è amore folle.
te ne distanti da te, fammi così. Che non ti fai niente. Ma vedi, lui osserva, te guarda. Vi assicuro che è una cosa meravigliosa.